E siamo tornati in questo nuovo video per parlare un po' di fantacalcio. Entriamo nel vivo perché giornata importante in cui affronto l'unico che non mette la formazione, quindi devo arrivare a 66, cosa alquanto non scontata visto l'ultimo risultato. Ma andiamo a mettere la formazione e partiamo col vedere se posso schierare l'attacco a 3. Direi assolutamente 3-5-2. Per quanto a centrocampo, ce li ho i giocatori? Ce li ho, ma veramente tiratissimo, eh. Vabbè, allora partiamo dalla porta, con grande ordine, grande calma. Abbiamo, mamma mia, Vicario nel derby toscano, Falcone a Bergamo, Carnesecchi a Torino. Io direi di andare di Vicario. Vicario perché a Firenze match è molto difficile, però non mi convincono né Carnesecchi che comunque metto in panca, che Falcone che comunque va a Bergamo, quindi trasferta veramente difficile. Poi in difesa Parisi non c'è, andiamo di Biraghi contro l'Empoli. E poi tosta perché Rezza lo eviterei. Nuitink col Bologna? Boh, io un punto su Kim, per quanto non faccia grandi bonus. E andiamo poi di Valeri. È vero che gioca a Torino, trasferta difficile da quella parte, dovrebbe esserci Singo, o comunque, anche se non c'è lui, diciamo che il Toro ha una rosa molto valida, quindi, ecco, complicata, complicata sta scelta, perché Nuitink lo metto primo panchinaro, ma non è che mi convinca troppo. Quindi è una giornata tosta perché i miei affrontano match alquanto difficili. Allora, qui andiamo di Kostic, Gyasi che affronta proprio Kostic, poi Vlasic che deve sbloccarsi, Diaz per quanto abbia giocato in Champions e diciamo strefezza anche perché gli altri Pereira primo panchinaro, Soriano e Maldini. Davanti, Peffò, Abram, Nico Gonzalez. Dessers non c'è. Verde ha fatto doppietta la scorsa giornata, è vero. Lo rimetto in panca, però con la Juve, scontro salvezza, non lo so onestamente. Andiamo di Nico Gonzalez con primo panchinaro verde, che lo tengo ancora fuori, sperando che non mi perseguiti ancora una volta per questa cosa. E direi che di dubbi, allora, non tantissimi, ma in porta devo scegliere un po' quello che affronta il match meno peggio, se vogliamo utilizzare un termine poco italiano. Quindi non ho in difesa, no, ma in realtà grandi dubbi non ne ho. Questa è la formazione, poi vedremo se la cambierò o non la cambierò, comunque manca ancora diverso tempo. 3-5-2 con Vicario tra i pali, Biraghi, Kim e Valeri in difesa, Kostic, Gyasi, Vlasic, Diaz e Strefezza a centrocampo, Abraham e Nico Gonzalez davanti. A questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Trio.